Benvenute care anime antiche, anime lemuriane richiamate da questo canale e dalla sua frequenza, che è la frequenza di Lemuria. Oggi ci apprestiamo a fare una nuova lettura interattiva generale. La domanda di oggi è: perché questa porta non si apre? Intendendo per porta qualunque tipo di situazione che voi cercate insistentemente, disperatamente, con tanto desiderio di sbloccare, di ottenere, di manifestare, ma ciò non accade. Quindi si manifestano ostacoli, imprevisti, qualsiasi cosa, ma non si sblocca questa situazione. Quindi ognuno di voi dovrà pensare, essendo una lettura appunto generale, ognuno di voi dovrà pensare a una situazione sua personale, per la quale sta aspettando da tempo, sta provando da tempo e senza risultato fondamentalmente. Quindi non andremo a vedere qual è la porta, perché ognuno avrà la sua di porta da aprire, ma andremo a vedere perché in qualche modo non si apre. E cominciamo creando due varianti, due possibilità con queste bellissime carte oracolo, che poi in realtà si chiamano incantesimi, carte oracolari. Una e due. Ora le contrassegniamo. Invece dei cristalli oggi usiamo le coccinelle, coccinella arancione e coccinella verde. Non so se riuscite a vederle, qui la luce è un po' strana, l'arancione sembra giallo dal telefono. Bene, prendetevi il vostro tempo o lasciatevi guidare dall'istinto e non prendetevi nessun tempo. Così, semplicemente in base al colore, cosa vi attira di più? Senza tanti pensieri, io non giro le carte appositamente per non condizionarvi con l'immagine o con la scritta. E quando siete pronti, andiamo avanti e cominciamo con chi ha scelto la coccinella arancione. Andiamo a vedere la carta che dà inizio alla vostra lettura. Lutto. Una carta interessante. Alla domanda perché questa porta non si apre, abbiamo la carta del lutto. Però la carta del lutto, sebbene sembri specifica, in realtà è generale, perché noi, come sapete, possiamo vivere come un lutto qualsiasi tipo di perdita. Potrebbe essere un lutto vero e proprio, una persona che ci ha lasciato, come può essere aver perso un compagno, anche solo a causa di una separazione. Essersi sentiti abbandonati, avere anche perso un lavoro, che a volte può sembrare così, ma come, una cosa così materiale? È così materiale, ma qui nella terza dimensione per sopravvivere ci vogliono i soldi, per avere i soldi bisogna avere un lavoro. Quindi se io vengo licenziato improvvisamente, così, senza alcuna avvisaglia, anche se vengo licenziato sapendolo qualche tempo prima, non è che mi cambi molto la situazione se non ho fatto in tempo a trovare un altro lavoro. Sta di fatto che questa situazione riguarda, questa carta riguarda un po' tutto ciò che noi possiamo vivere come un lutto, quindi in realtà come qualcosa che ci è stato portato via, qualcosa di prezioso, di importante che ci è stato portato via improvvisamente, possiamo dire così. La mettiamo qua sopra, la coccinella la mettiamo qua e la lasciamo a inizio della stesa. Ok, quindi perché questa porta non si apre e abbiamo questa carta? Andiamo a vedere voi come vi sentite a questo proposito, quindi la vostra energia fondamentalmente. Vaglietta non scivola molto, ma allora prendiamone una per adesso, anzi no, prendiamone anche due e anche tre e andiamo a vedere
Che cosa ci dicono queste tre carte? Heather, Impatience e Serato. Allora, queste sono le carte dei fiori di Bach. Non so quanti di voi conoscono i fiori di Bach e il signor Bach, che negli anni, intorno agli anni 20-30, ha scoperto, come dire, questi rimedi vibrazionali che agiscono a livello anche e soprattutto emozionale, mentale. Quindi in base alle carte che sono uscite capiamo come siete messi. Questo lutto mi fa pensare, guardando queste carte, a una difficoltà a gestire un vuoto affettivo. Così, adesso a livello così intuitivo, mi viene da pensare che potrebbe trattarsi di aver perso una mamma, una madre, e che questo abbia lasciato un grande vuoto e che questo abbia generato una situazione in cui si fa fatica, si vorrebbe scappare, si è impazienti di superare, di riempire questo vuoto in qualche modo, di andare oltre. Sicuramente potrebbe esserci anche tanta ansia legata a questo tipo di vissuto e una difficoltà a fidarsi di se stessi, della propria voce interiore. Quindi è come se voi, a seguito di questo lutto, vi dico, potrebbe essere la madre, ma poi, ripeto, una lettura interattiva non può essere precisa per tutti, quindi ognuno di voi sa, chi di voi ha scelto la coccinella arancione, sa qual è o chi è la persona che ha perso, la situazione che ha perso e che ha generato in lui o in lei una sorta di profondo vuoto, ha lasciato un grande vuoto, un gran bisogno di amore, che spesso poi si cerca all'esterno, ovunque, in tutti i modi. Comunque un senso di solitudine e che in realtà ha creato una difficoltà poi a credere in se stessi, come se questa persona fosse per voi così importante, così di sostegno da aiutarvi a credere in voi stessi. Nel momento in cui è venuta meno, persona o situazione, avete perso fiducia nella vostra voce interiore. Non è che voi non la sentiate, la sentite, la percepite, ma non riuscite a fidarvi. Quindi vi rivolgete all'esterno e nella speranza che dall'esterno qualcuno in qualche modo vi dia la giusta informazione, vi dia il giusto consiglio, vi dia quel sostegno che vi veniva dato da questa persona o da questa situazione e che è venuto meno. Sì, vedo un grande senso di solitudine legato a questo lutto. Mettiamole qua. Andiamo a vedere adesso con i tarocchi che altro ci dicono. La domanda era perché questa porta non si apre. A questo punto la porta qui in questa opzione, questa variante, è un po' come se volessimo tradurre la domanda in perché non riesco a superare questa perdita, perché non riesco ad andare oltre, perché non riesco a integrarla. Andiamo a vedere cosa ci dicono i tarocchi. Facciamo così, il lutto e i fiori li mettiamo qui e qua spostiamo i tarocchi. Allora, andiamo a vedere. Intanto vi invito, se riuscite, ad ingrandire il video e guardare le immagini, perché secondo me sono molto evocative. Ci viene confermata la difficoltà ad accedere e fidarvi della vostra intuizione. In realtà è come se ci fosse in voi un senso di impotenza,
voi vorreste muovervi, vorreste mettervi in movimento, vorreste forse scappare, e qui mi fa pensare anche in Patience, no? Scappare da questa solitudine, avete l'ansia, avete fretta di mettervi in viaggio, ma in realtà in questo momento non riuscite perché non siete collegati alla vostra intuizione, quindi non vi fidate, non riuscite ad affidarvi. La quale intuizione che cosa vi vorrebbe dire se voi l'ascoltaste? Vi vorrebbe dire di essere onesti, di essere veri, di vivere questa verità, di vivere questa situazione completamente, senza scappare, senza tentare di trovare all'esterno qualcuno che vi porti quella gioia che avete perso. Guardate quanto blu. Il blu comunque mi fa pensare al quinto chakra, che poi è il chakra della comunicazione, ma è anche il chakra della verità ed è anche il chakra della voce interiore. Qui c'è da riportare equilibrio anche in questo centro, sebbene normalmente le perdite, i lutti colpiscano il quarto chakra, quello del cuore. Qui abbiamo anche del verde comunque. In realtà è come se voi viveste un po' in un'illusione, vi state raccontando qualcosa che non è reale, non siete onesti. Ora ognuno di voi dovrà capire cosa, in che modo, perché. Però state vivendo una situazione illusoria e l'avete creata appositamente per non affrontare questa grande sofferenza che in realtà vorrebbe portarvi verso una trasformazione. Qui c'è una porta, a proposito di porte, no? Abbiamo detto perché questa porta non si apre. Questa porta non si apre perché voi state aspettando che qualcuno la apra al posto vostro. Perché voi vi siete raccontati questa verità, cioè che voi non potete, che voi non siete in grado. Se vi metteste in viaggio, se vi muoveste, andreste alla cieca, non sapreste che direzione prendere, quindi state aspettando che arrivi qualcun altro ad aprire quella porta. Ma la vostra intuizione vorrebbe farvi capire il contrario, che nonostante che voi non sappiate dove vi porterà aprire quella porta, nonostante che voi vi sentiate persi senza l'ausilio e il sostegno di questa persona, in realtà il primo passo tocca a voi. Siete voi a dovervi mettere in moto, a dover sbloccare la situazione, essendo onesti con voi stessi e cominciando a provvedere alla vostra stessa gioia. Peraltro in questa carta la gioia è rappresentata da una serie di animali. Mi viene da darvi anche questo consiglio. Non so se voi abbiate animali, se li amate, se non li amate. Spesso e volentieri chi è sulle alte frequenze ama gli animali incondizionatamente, poi magari li ha o non li ha a seconda di varie situazioni. Però hanno messo gli animali in questa immagine perché, così come anche i bambini, infatti c'è anche una bambina, bambini e animali sono gli esseri viventi tra i più puri, dal cuore puro, dall'amore incondizionato, perlomeno i bambini fin quando poi non subentrano le sovrastrutture mentali e non subentra l'ego a prendere il sopravvento, l'educazione, eccetera. Quindi affidatevi a queste frequenze per farvi aiutare. Affidatevi ai vostri animali, se ne avete, ai vostri bambini, e in qualche modo ricontattate la vostra intuizione. Andiamo a vedere che altro ci dicono i tarocchi. Con questo bellissimo mazzo, tra l'altro questo è un mazzo nuovo, sono i tarocchi del divino femminile, queste sono le carte dei fiori di Bach, e adesso andiamo a vedere questo bellissimo mazzo che non sapevo nemmeno che esistesse, che è il mazzo del Signore degli Anelli, una saga che ho amato tantissimo. Vediamo che cosa ci dice il Signore degli Anelli. In realtà, che cosa ci dice la vostra anima attraverso il Signore degli Anelli? Allora, sono un po' poco scivolose.
5 di bastoni. Otto di spade, cavaliere di coppe, li metto, allora facciamo così, mettiamo sopra, che sennò non ci sta mai nell'inquadratura. Guardate che immagini, bellissime, un po' medievali, un po' gotiche, un po' fumettose. Allora, ci sono dei conflitti, sono alcuni conflitti che voi avete, potrebbero essere vostri o che avevate con questa persona, a trattenervi, a farvi sentire. L'otto di spade mi conferma un po' questa carta, no? L'immobilismo, farvi sentire impotenti, bloccati, come se voi non poteste. Sono i vostri conflitti a tenervi bloccati nell'attesa che qualcun altro vi liberi, ma quello che vi viene detto è intanto che dovete appunto essere onesti e riconoscere questi conflitti. Potrebbero essere conflitti vostri interni, potrebbero essere conflitti con questa persona o con persone coinvolte in questa situazione che vi ha causato questo senso di perdita. Sta di fatto che vi viene chiesta, asso di spade, vi viene chiesta una nuova idea, un nuovo approccio mentale. Qui c'è del mentale, ovviamente anche l'otto di spade ce lo diceva, c'è del mentale a bloccare, ad autosabotarvi. Cioè voi siete nella condizione in cui vi state autobloccando, vi siete fatti l'idea che non potete fare altro e aspettate che arrivi questo cavaliere, quindi dall'esterno qualcuno, a portarvi questa coppa, quindi a portarvi questa gioia, a portarvi questa emozione che voi non riuscite a raggiungere da soli. Serve un nuovo inizio dal punto di vista mentale, quindi dovete cominciare a cambiare il vostro modo di pensare. E anche velocemente, perché qui abbiamo un cavaliere di spade, quindi è qualcosa che deve arrivare rapidamente. Può essere che arrivi anche qualcuno ad aiutarvi, adesso qui è una lettura generale, non è che possiamo sapere nello specifico la situazione di tutti, però il consiglio che vi danno è di cambiare approccio mentale, esaminare i vostri pensieri, capire dove si trovi la verità nei vostri pensieri, nel vostro atteggiamento mentale, capire che vi sta raccontando delle frottole e che queste frottole che voi vi state raccontando vi stanno bloccando. E quindi questo è il motivo per cui questa porta non si apre. Che cosa vi viene detto? L'atteggiamento nuovo che tu dovrai avere sarà quello del matto. Cioè un completo reset, la condizione in cui ripartite nella vostra vita come se fosse un'avventura, affidandovi all'istinto, all'intuito, avendo fede, portando con voi poco bagaglio, giusto quello che avete imparato, senza trascinarvi dietro situazioni stagnanti, situazioni che ormai hanno svolto la loro funzione. Ripartire nella vita con fiducia, con un po' di follia, di sana follia, perché a volte questo mentale è potente, cioè ci crea un sacco di barriere che in realtà non esistono, ci fa percepire la realtà come non è. E la realtà qui è che voi siete tranquillamente in grado di autosostenervi, di muovervi nella vita senza bisogno di avere una stampella, senza bisogno di avere qualcuno che vi aiuti. Quindi senza quella persona, non perché dobbiate dimenticarvela o vi abbia fatto un danno, per carità, perché ha svolto la sua funzione e perché l'ultima parte della sua funzione nel lasciarvi, persona o situazione, ripeto, era proprio questa,
di insegnarvi che ora siete in grado di procedere da soli. E da soli non siete perché sarete in totale affidamento e in collegamento. Quindi questo è il punto. Dovete ripartire, mettervi in moto. Questa è una carta di movimento. C'è una persona che con le sue poche cose riparte. Ok? Questo è il messaggio per voi oggi. Quindi, perché la porta non si apre? Non si apre perché non siete onesti, vi state raccontando delle frottole, la mente vi sta ingannando, vi sta facendo credere che da soli non ce la potete fare. Dopo aver perso una persona o una situazione importante per voi. Non è così, potete farlo sicuramente, tranquillamente, ma dovete cambiare il vostro modo di pensare e autoliberarvi da questa gabbia che vi siete creati. Bene, spero che il messaggio vi sia stato utile. Ovviamente, come sempre, vi invito a commentare, raccontarmi, no? Il vostro vissuto durante la lettura, se avete trovato riscontro. Sono curiosa anche di sapere qual è questa situazione che vi ha riguardato. E vi ricordo che questa è una lettura chiaramente generale. Se mi volete contattare per una lettura privata, trovate il numero di WhatsApp dove scrivermi. E ora procediamo con la seconda variante. Ed eccoci con voi, cari amici, che avete scelto la coccinella verde. Quindi andiamo a vedere anche per voi qual è questa porta che non si apre. Alziamo la carta. Lucidità. Va bene. Già così mi dà l'impressione di una situazione che non si sblocca perché siete troppo coinvolti a livello emozionale e non c'è abbastanza lucidità. Però non improvvisiamo più di tanto, andiamo a vedere le altre carte che cosa ci dicono. Tanto andiamo a vedere con le carte dei fiori di Bach la vostra energia, come siete messi rispetto a questa situazione. Allora, una, due e tre. Vediamo un po'. Aspen, anche voi Heather e Holly. Interessante, questa carta è uscita anche nella stesa di prima. Se volete andare a sentire anche la variante della coccinella arancione, perché mi colpisce. Allora, vediamo un po'. Anche voi siete un po' in difficoltà a livello di relazioni. C'è un profondo senso di solitudine, vi sentite disconnessi. Probabilmente siete persone molto sensitive che facilmente ricevono informazioni, siete delle antenne. E il problema qual è? Che a seconda della vostra frequenza captate diversi tipi di frequenze, ovvero le frequenze che vi somigliano. E siccome vi trovate in un momento di estrema solitudine, bisogno affettivo e anche un po' di rabbia, possiamo anche dire, anche se non è proprio la parola giusta, comunque c'è risentimento, potrebbe esserci anche gelosia o invidia, queste emozioni un po' di bassa frequenza fanno sì che voi, che siete un'antenna, captiate tutto intorno a voi, sui vari piani ovviamente, e emozioni, situazioni, entità affini alla vostra frequenza. Il che non fa che ovviamente aumentare questo stato d'animo. Sì, sembra che vi sentiate un po' traditi. Ecco perché vi viene chiesta lucidità. Siete un po' troppo coinvolti a livello emotivo.
sia dal senso di solitudine e di bisogno di attenzione, e sia da questo senso di rabbia, di essere stati traditi, il che potrebbe aver appunto generato altre emozioni come la gelosia, eccetera. Quindi in qualche modo siete un po' troppo calati in questo tipo di frequenze. Andiamo a vedere che altro ci dicono le carte. Allora, facciamo così. Queste le spostiamo perché l'inquadratura è quella che è, ma poi se riprendo da più distante vengono fuori le carte troppo piccole, non si vede niente. Andiamo a vedere con questi tarocchi del divino femminile. Che cosa ci dicono le carte? Proviamo a fare così. Queste scivolano perfettamente. Allora, una, due, tre e quattro. Pare questa porta che non si apre per voi rappresenta una sorta di salto quantico, cioè un'iniziazione. È qualcosa che in realtà è molto importante per voi, perché se riuscite a superarlo fate un balzo in avanti a livello evolutivo. Quindi mi viene anche da pensare che non sia la prima volta in questa vita, ma anche in generale, quindi nello scorrere delle varie linee temporali, che voi vi trovate a vivere questo tipo di sensazione. Ripeto, è una lettura interattiva, quindi ognuno di voi deve capire, perché io mi posso essere sentito tradito per questioni sentimentali, mi posso essere sentito tradito da un fratello, da una sorella, nel momento in cui ad esempio abbiamo dovuto affrontare un'eredità. Mi posso essere sentito tradito da un padre, da una madre che mi ha abbandonato. Quindi questo senso di essere traditi, di essere stati lasciati soli, lo dovete voi abbinare a un vostro vissuto. Però quale che sia la situazione, quello che a noi interessa è il vissuto, ovvero che voi dovete riuscire a superare, grazie alla lucidità, quindi al guardare le cose dall'esterno. Guardate che bella questa carta. La situazione è dentro una bolla e io la guardo da fuori. Avete presente quelle snowball, no? Quelle palline di Natale con dentro la neve, il paesaggio, e noi le guardiamo da fuori, poi le scuotiamo, le giriamo al contrario, ma noi siamo osservatori esterni. Ecco, questo vi viene chiesto, questa è la vostra prova, il vostro esame. Riuscite, l'ennesima volta in cui vi trovate coinvolti a livello di cuore, perché Holly parla di cuore e anche di fegato, quindi di rabbia, riuscite a tirarvi fuori da questo pantano, diciamo così, emozionale, e guardare la questione da un punto di vista esterno con lucidità, e quindi acquisire la consapevolezza che ne deriva? Perché se voi riuscite, ecco che avviene una rinascita. Tra l'altro, scusate, mi sono accorta adesso che non ho acceso le candele. Perfetto, lasciamole qui e ci sarà un motivo anche per quello. E quindi, se voi superate questo esame, questa prova, finalmente rinascete e acquisite una nuova saggezza. State vivendo un'importante fase di iniziazione e di passaggio. Quindi acquisirete nuova saggezza e ne trarrete gratificazione. Qui peraltro c'è questo angioletto su una torta. Quindi in realtà di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una gratificazione proprio nella vita materiale.
Ok. Non stiamo parlando solamente di spiritualità. Grazie alla saggezza, alla consapevolezza che voi riuscirete a raggiungere superando questa prova con la lucidità, che è il vostro strumento, la vostra arma migliore, anche nella vita le cose cambieranno. Vivrete, come dire, la vita assaporandola e riuscendo a trovare, a scoprire il gusto della dolcezza, la quale dolcezza non vi appartiene in questa condizione attuale, dove invece è più facile che voi siate collegati all'amarezza. Mi viene il tradimento, adesso poi vediamo con questi altri tarocchi, tarocchi del Signore degli Anelli, aiuto, l'unico difetto se vogliamo dargliene uno è che non scorrono tanto. Il cartoncino è bello spesso, però non sono tanto, non sono stati plastificati, quindi si fa un po' fatica a mescolarli. Vediamo che cosa ci dicono ancora. Troppe carte. Ruota della fortuna. La giustizia, due arcani maggiori, 5 di coppe, e 2 di bastoni. Vediamo un po'. Allora, è proprio così, cioè il vostro bisogno di giustizia, quindi tra virgolette possiamo anche tradurlo in un bisogno di vendetta, sta ostacolando questo giro di ruota, ok? Sta ostacolando questo cambio. La ruota della fortuna parla in realtà di cicli, quindi ci sono cicli, tra virgolette, più positivi e cicli più negativi, cicli di salita, cicli di discesa, cicli di fortuna, cicli di sfortuna. In questo momento la carta è uscita a rovescio, quindi questa ruota è come se non potesse continuare a girare e portarvi in una nuova fase della vita, il famoso rinnovamento, perché quello che voi non riuscite a lasciare andare è questo bisogno di avere giustizia. Tra virgolette, mi viene da dire barra vendetta, poi prendetela così, non è che mi immagino chissà che tipo di vendetta, però avete bisogno di avere giustizia. Invece in qualche modo vi viene detto smettete di guardare, come dire, il passato, i torti che pensate di aver subito o che avete anche realmente subito. Allontanatevi, spostate lo sguardo altrove e quindi torniamo alla lucidità. Spostate lo sguardo a questa nuova coppa differente che in qualche modo è quella che vi offre la possibilità di cambiare, di bere altro che non sia questo veleno che continua a circolare nel vostro cuore. Anche perché altrimenti voi rimarrete fermi. Cioè rimarrete con l'idea o comunque ad osservare quello che potrebbe eventualmente accadere, ma non accadrà. Andiamo a vedere ancora una carta. C'è questo due di bastoni rimasto lì. Mi dispiace un po', infatti, ecco che abbiamo il fante di bastoni. Tanto vi faccio vedere la grafica, quanto è bella. Questo fante di bastoni parla di un nuovo modo di avventurarsi, di esplorare la vita, che parta proprio dall'entusiasmo, dalla passione, cioè lasciate andare tutta sta roba, riprendetevi l'entusiasmo, riprendetevi questo senso di meraviglia rispetto al mondo, lasciate che il mondo vi possa stupire ancora. Non finisce tutto con questa situazione. Nella stesa precedente c'era un invito a cambiare atteggiamento mentale, qui non si parla tanto di mentale perché non ci sono carte di spade.
si parla più di fuoco e di sentimenti. Lì c'era il mentale a bloccare, qui abbiamo le emozioni di un certo tipo, quindi il rancore, la rabbia, il bisogno di giustizia, il senso di tradimento. Sono le emozioni a bloccare la vostra evoluzione, la vostra possibilità di, come dire, passare questo esame e andare verso il rinnovamento. Fante di bastoni lo collego a questo bambino. È un nuovo modo di vivere la vita e di esplorarla con stupore, lo stesso stupore che ha un bambino quando scopre per la prima volta il mondo. Quindi la vita, il mondo, ha ancora molto da offrire se solo voi deciderete di lasciare andare questo bisogno di avere giustizia. Ok? Bene, questa era la lettura per voi. Ovviamente, non l'ho detto prima, lo dico ora, potete ascoltare anche entrambe le versioni e vedere di prendere quello che vi risuona. Magari vi siete bloccati su due porte e quindi in qualche modo vi riguardano entrambe, magari riuscite anche a collegarle. Vedete voi, sono letture interattive, quindi ovviamente non possono essere proprio precise, tarate sulla singola persona. Io per oggi vi saluto, vi ricordo che per una lettura privata mi potete contattare, trovate il numero di WhatsApp. Per il resto vi auguro un'ottima giornata. Al prossimo video!